Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. Lo scorso 28 settembre i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito misure cautelari personali nonché una serie di sequestri preventivi diretti e per equivalente, emessi dal GIP del Tribunale di Roma nei confronti di soggetti appartenenti ad un gruppo criminale resosi responsabile dei reati di peculato, appropriazione indebita e autoriciclaggio. Le investigazioni avevano consentito di accertare che il presidente di una società capitolina operante nel settore della concessione di microcredito, regolarmente iscritta all'albo speciale previsto dal TUBI, aveva dirottato finanziamenti pubblici, regionali ed europei, a favore di persone fisiche e giuridiche compiacenti, non rientranti tra quelle ammesse a beneficiare dei relativi fondi, per circa 500.000 euro. Le successive indagini avevano inoltre fatto emergere che le somme illecitamente ricevute erano state girate, simulando rapporti commerciali inesistenti, ad altre società riconducibili al citato presidente, determinando così il reinserimento nel circuito economico del denaro provento del reato di peculato. Sulla base di queste risultanze, il GIP presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica, aveva disposto 8 misure restrittive della libertà personale, una custodia in carcere, 3 arresti domiciliari e 4 misure interdittive del divieto di esercitare attività di impresa per 12 mesi, nonché sequestri preventivi, anche nella forma per equivalente. Per approfondire questa notizia leggi l'articolo su vivicentro.it. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.